Scampato alla distruzione di Troia, Enea si mette in viaggio con un piccolo gruppo di troiani alla volta del Lazio. Approdato fortunosamente sulle coste dell'Africa, dopo una tempesta scatenata dalla dea Giunone, l'eroe raggiunge Cartagine, dove regna la regina Didone, che lo accoglie benevolmente. Al termine del banchetto ospitale in suo onore, Enea, su invito di Didone, narra le sue sventure. Il racconto inizia dall'ultimo giorno di Troia, espugnata dai greci con l'inganno del cavallo. Forse non mi hai ascoltato, Enea. Forse pensi che noi dobbiamo ascoltare te. Certo, la fama ha portato fino a noi la sorte della tua patria, ma nessuno ci aveva detto che molti della tua gente erano scampati alla morte. Ciò che il cantore vuole esprimere è solo una preghiera. Che tu racconti, è l'uso degli ospiti raccontare la propria storia, nel bene e nel male. Tu mi chiedi, regina, che io rinnovi un dolore inesprimibile. Ma se è vero che voi attendete le mie parole, come ha detto Didone, è giusto che per voi racconti ciò che è accaduto a me, fin dal giorno che precedette la nostra rovina. Un giorno di gioia, di esultanza. Ascanio, la guerra è finita, è finita! Non chiedevo che questo agli dèi, di vedere con i miei occhi la pace e di godermi il nipote negli ultimi anni. Ricordate come nessuno comprese l'inganno del cavallo. E anch'io, per quanto mi sforzassi di capire il segreto di quel dono lasciato dai greci, non compresi. Padre, ascolta la voce del tuo popolo, la voce di tutti i giovani di Troia. Portiamo quel cavallo dentro le mura. È certo una statua dedicata agli dèi, che i greci non hanno potuto imbarcare sulle navi perché è troppo grande. Non ascoltare queste parole, padre. Sarà l'orgoglio della rocca troiana. Guarderà il mare dall'alto e dirà a tutti i naviganti che Troia ha resistito 10 anni ai greci e che non fu vinta, che vogliono altro. E così fu deciso da tutti. Il giorno passò nelle fatiche di quel trasporto. Quando scese la notte, la stanchezza, la gioia avevano vinto tutti quelli di voi che nella pace credevano. Proprio allora, in mezzo alla notte, il ventre del cavallo che avevamo portato in città risuonava delle armi dei guerrieri greci che vi erano rinchiusi. E le navi greche, che sembravano partite, erano tornate sulla spiaggia di Troia. Enea, questo è l'ultimo giorno di Troia. La città è in mano al nemico. Dal cavallo sono usciti i guerrieri e hanno aperto la porta a tutti gli altri che sono venuti dal mare. Questa è Cassandra, amici. Non gridare, non sarai schiava di uno di questi. È destinata a Pirro. Ero solo nella città che cadeva, che non aveva più bisogno di me. Qualcuno è fuggito. Vieni anche tu, resistere è inutile. Porta in salvo questi ragazzi. E tu cosa intendi fare? Vado a cercare Ascanio, Creusa. Via, via. Non temere, sono Enea. Sono riusciti a fuggire verso la Quercia, Anchise, Ascanio, tutti. E Creusa? Ha voluto correre in città per seguirti. La cercai per 3 giorni, prima tra i vivi, poi tra i morti.